Argomento, io ho ricevuto molte segnalazioni, molte anche da parte di colleghi avvocati penalisti che mi hanno criticato in questa scelta, ma la verità è che se si vuole concretamente porre rimedio a quella che è la situazione della giustizia italiana e in particolare di quella penale e quindi all'enorme numero di procedimenti che sono ad ammuffire nelle varie corti d'appello d'Italia e che spesso e volentieri arrivano alla prescrizione, se non si hanno le risorse per aumentare il numero dei giudici, i numeri dei cancellieri, i numeri degli ufficiali giudiziari, beh, l'unica maniera è provare a limitare il ricorso all'appello. Che, ripeto, se la giustizia italiana funzionasse non ce ne sarebbe assolutamente bisogno, ma in una situazione come questa, a mio parere, come soluzione a costo zero è effettivamente l'unica praticabile. Per cui lo ritiro. Comunque provo a trasformarlo in ordine del giorno. Grazie. La ringrazio, onorevole Del Grosso. Grazie Presidente, se possibile facciamo nostro questo emendamento. Grazie. Onorevole Del Grosso, ovviamente è possibile, ho solo il dovere di informarla, ma lei lo saprà perfettamente che nel momento in cui l'emendamento dovesse venire bocciato non c'è più possibilità per il suo collega di presentare l'ordine del giorno. Bene, allora è stato fatto proprio dal collega Del Grosso e quindi a questo punto votiamo il 21.150 Turco, che però è diventato a prima firma Del Grosso. Parere contrario del relatore di maggioranza e del governo, parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Colleghi che non riescono a votare? Non ne vedo con le mani alzate.